Allora, amici di BC Sport, qui BC Sport, guardate con chi siamo, Antonio Tiberi. Antonio, un piacere rivederti, maglia nuova, Bahrain Victorious, come stai intanto? Sì, ciao a tutti, è piacere mio. Ma intanto, dai, diciamo che le sensazioni sono buone, per adesso sembra che vada tutto bene, dai. Senti, per quanto riguarda la cronometro di ieri, un quinto posto, ci dicevi prima, forse sono partito leggermente forte nella prima parte. Sì, ieri cronometro, quinto posto e appunto sì, come ti stavo dicendo prima, forse un pochino forte, troppo forte appunto proprio nelle prime rampe della salita iniziale, però appunto come ti ho detto prima un po' sapevo che era il punto dove potevo un po' sfruttare le mie caratteristiche al massimo e quindi me la sono sentita un attimo anche tra virgolette di rischiare e di partire un po' forte, anche perché poi sapevo appunto che nella discesa non potevo fare grandi differenze e la fase poi finale era veramente molto veloce, quindi dai, mi sono sentito di far così e comunque sia sono soddisfatto. Senti, prova in linea di sabato, di domani, una prova in linea abbastanza adatta alle sue caratteristiche. Sì, prova in linea di domani molto, molto dura, devo dire, mi ispira parecchio perché diciamo che il dislivello, comunque ho visto lo Svizzera che quel dislivello lì, per come sto adesso, lo digerisco abbastanza bene, diciamo. E la distanza forse è quello che mi fa un pochino più paura, però dai, se alla fine la condizione è un po' come lì è la tappa regina dello Svizzera, magari anche la distanza penso possa essere abbastanza adatta. La temperatura ho visto che in teoria dovrebbe scendere anche, quindi non dovrebbe essere un gran problema e dai, vediamo un po' come andrà la giornata e come si presenterà e cercherò sicuramente di esprimermi al massimo. Ultima domanda, Antonio, ci dicevi che ancora non è esclusa del tutto la possibilità che tu possa fare il Tour de France, quindi non c'è solo la Vuelta come sembrava, ma può darsi anche che tu rientri in ballo per il Tour. Sì, ancora non è escluso, ma appunto sicuramente è difficile perché non, cioè, essendo rientrato da poco e c'è un attimo da vedere un po' com'è la condizione, però ecco, stanno decidendo proprio in questi giorni in squadra un po' in base anche alle condizioni fisiche degli altri atleti e un po' anche stanno cercando di capire un po' come sto io e appunto decideranno se farmi fare appunto il Tour o la Vuelta. Comunque in entrambi i casi sarei veramente molto contento di entrambi. Senti, in entrambi i casi in bocca al lupo per l'italiano, Tour, Vuelta, quello che sarà e tante care cose, bentornato in gruppo, insomma. Perfetto, grazie mille, allora ci sentiamo alla prossima. Grazie.